Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo webinar per la creazione di impresa dal titolo Contributi a fondo perduto e finanziamenti per le startup. Sono Paolo Pieraccioni, responsabile operativo della Fondazione ISI, Fondazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, fondazione di diritto privato creata di emanazione della Camera di Commercio di Pisa e riconosciuta a livello regionale. La fondazione ha tra le proprie finalità quella di fornire informazione, formazione, consulenza e assistenza per la nascita e lo sviluppo di imprese e favorire l'accesso alla creazione, agli strumenti di agevolazione di natura regionale, nazionale e europea, proprio per favorire la competitività dei nostri territori. In questo contesto inquadriamo l'ulteriore webinar di oggi all'interno di una situazione economica e sanitaria che conosciamo. Proprio per questo Fondazione si sta adoperando molto per favorire la cosiddetta contaminazione, per favorire la diffusione sul territorio degli strumenti di agevolazioni che cominciano ad essere adesso abbastanza numerosi. Proprio per favorire quella trasformazione, quella cosiddetta transizione di idee nella creazione di impresa. Questo nuovo percorso informativo, cosiddetto business, che è un format di news, per contributi e agevolazioni per le imprese, è tecnicamente il secondo, perché come avete già visto, e forse sostanzialmente, quindi vedete adesso, è un format che ripetiamo mensilmente, quindi con un webinar rivolto alle startup e un webinar rivolto sostanzialmente alle imprese mature, allo scale-up, ai progetti di circular economy. Nel primo incontro, infatti, abbiamo parlato di due strumenti molto importanti nuovi che sono sostanzialmente il self-employment, sempre gestito da Invitalia, e tecnicamente del bando della Regione Toscana, il microcredito gestito da Toscana Muove, FI Toscana in particolare, per quanto riguarda il microcredito. Oggi invece parliamo di altre due misure, due anticipazioni, ugualmente, cosa che ci piace fare, perché tecnicamente sono due anticipazioni a livello nazionale e ringrazio fi fin da subito i due relatori che mi seguiranno, che presento. Il dottor Emanuele Incani di Invitalia, Buonasera. buonasera, che ci offrirà delle anticipazioni sul nuovo NITO, nuove imprese tasso zero, quindi con anticipazioni secondo, molto importanti secondo me, si introduce un fondo perduto, si introducono sostanzialmente delle garanzie limitate, insomma, sono elementi molto importanti soprattutto per favorire la creazione di impresa. In particolare ringrazio anche il dottor Mattia Paparello, Buonasera, grazie a voi. buonasera, dell'Ente Nazionale per il Microcredito, che anch'egli ci presenta le novità del decreto rilancio, ma che hanno tecnicamente ampliato l'operatività del microcredito e soprattutto con la modifica della Regione Toscana, insomma, che consente l'operatività diretta, insomma, ci illustrerà la modalità dal punto di vista di garanzia, la modalità dal punto di vista dei tassi, la modalità degli importi relativamente al microcredito per le imprese, con la grande novità dell'importo in valore assoluto da 25 a 40 mila euro, che soprattutto in questi momenti sono sicuramente necessari e sicuramente interessanti. Un aspetto importante da sottolineare: una piccola presentazione relativamente alla fondazione. Condivido uno schermo, ma semplicemente per illustrarvi, darvi tre pillole che riguardano la fondazione dal punto di vista della tipologia, adesso vediamo. Eccola qua. La fondazione dal punto di vista dell'evento è una fondazione nasce dall'azienda speciale e ha come finalità regionale quella di favorire la creazione di impresa. Proprio per questo, in questa situazione, questi sono i nostri pilastri, i nostri
le nostre direttrici, lo sviluppo imprenditoriale, la digitalizzazione, l'innovazione, l'education e la circular economy, la Fondazione è a disposizione gratuitamente per offrire consulenze, informazioni su tutti gli strumenti di agevolazione, ma anche formazione per la creazione stessa di impresa. Un evento di questo tipo, informativo, formativo, ne è proprio la materializzazione delle attività che facciamo. Il protocollo, il format business è proprio un format, mensilmente prevede un evento di startup e un evento per quanto riguarda le imprese mature. Questi sono i nostri canali social, i nostri contatti per quanto riguarda l'azienda sede in al momento sempre in via Benedetto Croce, perché ci stiamo trasferendo, però tecnicamente è sempre l'attività storica, insomma nasce dall'azienda speciale. E una piccola anticipazione per creare un interesse è che abbiamo, in quanto siamo capofila di un progetto Interreg, può essere la butto lì, diciamo così, questo nuovo bando che abbiamo aperto noi direttamente per creare un gaming per quanto riguarda il turismo transfrontaliero, con un premio, un contributo di 12.000 euro per chi ha un'idea innovativa relativamente al gaming del turismo. Vi lancio proprio un minuto. Progetto di risico. Sei un ideatore di game, un creativo o un game designer? Crea il primo game per il turismo transfrontaliero. Digital Tourism Ideas è un avviso per la selezione di un progetto destinato alla realizzazione di un game in tema turismo. Possono partecipare singoli candidati o team di persone, ma anche imprese. E ricordati, il game dovrà avere una componente digitale, essere realizzato in 5 mesi, essere originale e soprattutto essere scritto in lingua inglese. Per partecipare ci sono 3 fasi. La prima è la raccolta delle candidature, la seconda è la selezione dei finalisti e la terza è la pitch competition e l'individuazione del vincitore. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 marzo e fino al 30 maggio. Sul feedback ci sarà una valutazione formale, una valutazione tecnica da parte di un comitato tecnico composto da esperti e la valutazione finale. Per il game sono previsti 12.000 euro. Per il vincitore l'idea migliore. Partecipa e per informazioni puoi scrivere a info@fondazioneisi.org. Bene. Quindi eccolo qua. Quindi ritorniamo alla nostra situazione, all'evento di oggi relativamente a contributi e startup. Prima di dare la parola a 2 relatori che sono il fulcro, diciamo così, dell'evento, evidenzio tecnicamente che le domande le potete porre in chat, le faremo alla fine dei 2 eventi, a meno che non ci siano delle cose che effettivamente possono essere risolte nel corso della relazione della misura. 2 aspetti, domande e eventualmente quelle che non riusciamo a rispondere, vi risponderemo, lasciateci eventualmente o poneteci direttamente anche all'indirizzo di posta elettronica che è info@fondazioneisi.org. Vi mutiamo tutti tecnicamente per evitare che ci siano un po', insomma, di interferenze tecnicamente, quindi dalla regia, e ringrazio fin da subito Silvia Del Principe e Valentina Bartalini che sono dietro e che hanno coordinato tutta l'attività, e quindi do immediatamente la parola a Emanuele Incani, Invitalia, per illustrarci la nuova misura NITO, nuova impresa tasso zero. Allora, buonasera. Sì, oggi presenteremo la nuova forma giuridica della misura NITO, la nuova impresa tasso zero, che con il decreto interministeriale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021 permetterà, insomma, una nuova linfa a questa misura che è già presente da diversi anni. Adesso vi illustriamo brevemente la misura. Allora, la misura ha un'importante dotazione finanziaria, circa 320 milioni di euro,
si può realizzare su tutto il territorio nazionale e è rivolta soprattutto a imprese che sono composte in maggioranza da giovani o sotto i 35 anni o da donne. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la compagine sociale deve essere composta in maggioranza, in testa e in quote, da persone che abbiano sotto i 36 anni, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età, oppure da donne. Per fare un esempio, è necessario che la società sia composta, non basta essere una donna e un uomo di 50 anni, occorre che ci siano la maggioranza anche in testa, quindi due donne e un uomo oltre i 36 anni, oppure una donna, un uomo sotto i 36 anni, più una persona di qualsiasi altra età. È chiaramente rivolta questa misura alle micro e piccole imprese, come abbiamo detto. E la novità che con questo nuovo decreto interministeriale è che è rivolta sia a imprese, la precedente misura è rivolta soltanto a imprese neocostituite fino a 12 mesi, invece adesso è rivolta anche a imprese che sono costituite fino a 60 mesi di età, sempre con il requisito della compagine che deve essere composta da giovani e da donne. E possono presentare domanda anche le persone fisiche, cioè che abbiano un'idea di impresa ma che non necessariamente abbiano già costituito un soggetto giuridico e pertanto possono in questo senso presentare la domanda come un gruppo di persone. Poi chiaramente l'obbligo è di costituire il soggetto giuridico al momento dell'ammissione alle agevolazioni. Come funziona l'agevolazione? L'agevolazione funziona con un mix di mutuo e contributo a fondo perduto. Anche questa è un'importante novità, dove il fondo perduto non può essere massimo il 20% della spesa ammissibile, ma che si arriva fino al 90% della copertura della spesa ammessa. Cosa vuol dire? Che se un investimento facciamo conto di 100.000 euro, noi arriviamo a coprire fino a 90.000 euro sull'investimento, di cui 20.000 a fondo perduto e 70.000 a mutuo a tasso agevolato, ovvero a tasso zero. Manuel, se la interrompo, non sta proiettando le slide. Non so se voleva proiettarle ora o dopo. Sì, le volevo proiettare ora, infatti pensavo che fosse la partita. Ecco, no, infatti volevo avvertirla che non si vedono. Ecco, adesso sì. Perfetto, perfetto. Grazie. Allora, scusate, ma sono andato con... Comunque, ritorniamo sulla slide di cui stavo parlando. Ok. Quindi dicevo, nella spesa... E viene coperta fino a un massimo del 90% e con un rimborso posticipato in 10 anni, cioè al termine della realizzazione dell'investimento si inizia a rimborsare il mutuo. In aggiunta anche una novità in rosso, ho messo novità rispetto al precedente decreto, ci sono i servizi di tutoraggio tecnico gestionale, qui soltanto però per le imprese. Adesso stiamo parlando di imprese costituite fino a 36 mesi, soltanto per le imprese che sono costituite fino a 36 mesi. Quindi diciamo che questo mix tra servizi effettivi, cioè un finanziamento agevolato e servizi reali, c'è soltanto per le imprese fino a 36 mesi. Per quelle imprese, tra l'altro, che sono costituite fino a 36 mesi, c'è anche un contributo al capitale circolante fino al 20% dell'investimento ammesso. Le spese possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro. Per fare un esempio, anche qui, se abbiamo un investimento di 1 milione di euro, noi arriviamo a coprire il capitale circolante, con le spese di gestione del capitale circolante, fino a 200.000 euro. È evidente che queste spese poi devono essere presenti nel bilancio della società che ci ha proposto questo finanziamento del capitale circolante. Cosa si può fare? Si può fare praticamente con questa misura praticamente tutto, non sono esclusi il regolamento di riferimento, il regolamento del GBR 651 del 2014, il regolamento UE, non sono esclusi praticamente nessun settore, sono esclusi esclusivamente i settori della produzione primaria in agricoltura e dell'industria carbonifera e altri settori che molto di nicchia, diciamo, però diciamo la maggior parte dei settori sono ammessi. L'obbligo è di realizzare l'investimento entro 24 mesi, quindi al momento in cui viene ammessa l'agevolazione e firmato il contratto, l'iniziativa deve essere realizzata entro 24 mesi. Cosa finanziamo? Finanziamo, stiamo sempre parlando adesso di imprese, perché ci sono due capi, abbiamo detto, vorrei
precisare, un capo fino, diciamo, un aspetto della legge che finanzia le imprese fino a 36 mesi, di cui stiamo parlando ora, e un aspetto che finanzia le imprese da 36 mesi a 60 mesi. Ora andiamo nel dettaglio nel spiegare quali sono le spese finanziate per le imprese fino a 36 mesi. E finanziamo le opere immobiliari fino a un 30% di investimento ammissibili, macchinari, impianti, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, le consulenze specialistiche fino al 5% di investimento ammissibile. E novità, finanziamo anche gli oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento, ovvero le spese notarili, perché poi vedremo, perché per investimenti sopra i 250.000 euro chiediamo l'iscrizione di un privilegio speciale sui beni oggetto del finanziamento. Questo privilegio speciale si iscrive tramite un atto pubblico che fino alla misura attualmente in vigore era previsto, venisse iscritto un atto pubblico che era a carico del beneficiario. Con la modifica normativa che è stata introdotta, si permette di finanziare anche questi oneri alla stipula del contratto di finanziamento, ovvero le spese notarili. E anche vengono finanziate, con la modifica normativa, anche le spese, per le società che non sono ancora costituite, per la costituzione della società. Quindi le spese per la costituzione della società vengono finanziate esclusivamente per le, diciamo, quei gruppi di persone che presentano domanda con un'impresa non ancora costituita. E poi chiaramente, lasciando spazio alle domande, sono a disposizione per approfondimenti, che immagino le domande che ci potranno essere. Per quanto riguarda invece il capitale circolante, che abbiamo detto è un finanziamento sulle spese di gestione, andiamo a finanziare le materie prime, le materie di consumi, le merci, i servizi necessari allo svolgimento dell'attività di impresa e il godimento dei beni di terzi. Come vedete bene, sono escluse da finanziamento del capitale circolante le spese per il personale. Le garanzie che chiediamo, perché noi abbiamo detto c'è una parte a fondo perduto, ma c'è una parte a mutuo. C'è un privilegio generale per i finanziamenti fino a 250.000 euro. Questo comporta, quindi per i finanziamenti fino a 250.000 euro, che non ci siano oneri di iscrizione di privilegio speciale, quindi non ci siano neanche gli oneri di costituzione del contratto tramite un atto pubblico. Per gli investimenti superiori a 250.000 euro, richiediamo un privilegio speciale su tutti i beni oggetto di investimento. Il privilegio speciale viene iscritto tramite un atto pubblico che è redatto tramite un notaio. Passiamo ora invece alle imprese che hanno più di 36 mesi e fino a 60 mesi, per capire le imprese che hanno compiuto il terzo anno di età e non hanno compiuto ancora il quinto anno di età. Anche qui il mix di agevolazioni mutua il tasso agevolato, tasso zero, e un contributo a fondo perduto. In questo caso il contributo a fondo perduto si abbassa al 15%, ma arriviamo sempre in ogni caso alla copertura del 90%. Anche qui, per fare un esempio, se arriviamo a una spesa di 1 milione di euro, noi arriviamo a finanziare fino a 900.000 euro, di cui il 15% a fondo perduto 150.000 euro e la restante parte 750.000 euro a mutuo a tasso zero. Il rimborso anche qui è in 10 anni del mutuo e si inizia a rimborsare al termine della conclusione dell'investimento. Per le imprese un po' più grandi, quindi di età, abbiamo previsto anche una spesa maggiore per quanto riguarda l'investimento finanziabile. Arriviamo fino a 3 milioni di euro. Quindi anche in questo caso arriviamo a coprire, per fare un esempio, per farci capire, fino a un massimo di 2 milioni e 700 mila euro per quanto riguarda un'impresa che proprio ci propone un piano di investimento di fino a 3 milioni. In questo caso, come avete notato, non c'è il finanziamento sul capitale circolante e non ci sono i servizi di tutoraggio, perché immaginiamo che sono imprese già costituite che abbiano imparato a camminare sulle proprie gambe. E quali sono le spese finanziabili? Sono le stesse che ho detto poc'anzi. Chiaramente non ci sono le spese di costituzione, non ci sono le spese per quanto riguarda la stipula del contratto di finanziamento, ma c'è una differenza perché è previsto soltanto nel settore del turismo l'acquisto dell'immobile fino a un 40% dell'investimento ammissibile, mentre tutte le altre spese sono quelle che abbiamo visto prima, opere murarie, macchinari, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e consulenze specialistiche in limite del 5%. Anche qui le garanzie sono le stesse che vi ho detto per la precedente fattispecie. C'è solo una novità, che qualora l'immobile comprenda l'acquisto del programma, prevede l'acquisto di un immobile, chiediamo anche l'ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto dell'acquisto. Chiaramente in questo caso si deve fare l'atto pubblico anche nel caso in cui l'investimento sia inferiore ai 250.000 euro.
Chiaramente facendo riferimento a questa normativa al GBER, quindi al regolamento 351, possono essere cumulate queste agevolazioni con altre agevolazioni e aiuti di Stato concesse anche a titolo di minimis entro i limiti dell'intensità prevista dal regolamento stesso. Chiaramente su uno stesso bene non possono essere prese più agevolazioni. Cosa valutiamo nella nostra valutazione che facciamo sui progetti che ci verranno presentati, che ci presentano ancora tutt'oggi con la vecchia misura? Innanzitutto il team, cioè la coerenza del team imprenditoriale, che le persone che ci propongono l'idea sappiano fare quel tipo di attività di impresa che ci chiedono a finanziamento, che abbiano esperienze pregresse, che abbiano una capacità di fare, una capacità manageriale anche costruita in altri campi, in altri settori. Che l'impresa sia sostenibile da un punto di vista economico, perché parliamo sempre di un mutuo che deve essere rimborsato, e poi che sia fattibile, quindi che sia realizzabile stante le attuali condizioni. Cioè nel senso che tutti i permessi necessari per poter realizzare l'iniziativa siano ottenibili e siano possibili realizzare l'iniziativa stessa. Come funziona anche poi il finanziamento nella sua realtà, nella sua quando attuazione vera e propria? Si possono chiedere le erogazioni nello stato avanzamento, cioè mettiamo il progetto venga finanziato, si firma il contratto di finanziamento, e a questo punto ci sono dei percorsi con fatture quietanzate e fatture non quietanzate. Comunque si possono chiedere fino a 5 stati avanzamento lavori. Le fatture quietanzate chiaramente poi devono essere presentate con fatture pagate, e ogni momento che vengono presentate queste fatture pagate vengono rimborsate per la somma relativa all'investimento. Per esempio facciamo un'ipotesi di un stato avanzamento lavori di 100.000 euro, noi rimborsiamo, verificate che sia coerente col progetto presentato, il 90%, di cui una parte sarà mutuo e una parte a fondo perduto. Invece, per quanto riguarda le fatture, anche questa è un'altra importante novità della normativa, ci sono le fatture non quietanzate, cioè posso presentare delle fatture con fatture non pagate, con l'impegno di dimostrare il pagamento dello stato avanzamento lavori, il SAL successivo alla presentazione dello stato avanzamento lavori che ho presentato non quietanzate. Chiaramente nell'ultimo stato avanzamento lavori deve essere dimostrato il pagamento di tutti gli spesi rendicontati, cioè l'ultimo SAL deve essere pagato, deve essere dimostrato il pagamento di tutte le fatture presentate a rimborso. È possibile anche richiedere l'anticipazione sul finanziamento concesso fino a un massimo del 40% dell'importo agevolato. Questa anticipazione può essere richiesta tramite la presentazione di una polizza fiduciaria emessa da un istituto di credito o da un'assicurazione che è iscritta al ramo di cauzioni presso l'ISVAP, o da una società finanziaria, per capirci bene, un consorzio fini. Io avrei terminato, ho cercato di essere abbastanza veloce per dare spazio soprattutto alle domande. Sì, Emanuele, una cortesia, due aspetti, ora poi dopo aspettiamo anche delle domande in chat, ma allora, quando si parla tra gli investimenti ammessi, si parla di opere murarie, ad eccezione dell'acquisto dell'immobile, quindi ristrutturazioni. Quindi... Sì, non nuova costruzione, ristrutturazione. Cioè, per capirci, ho un immobile da realizzare, lo voglio ristrutturare, lo voglio mettere a posto per rendere fruibile alla mia iniziativa. Per quanto riguarda invece, come hai fatto ben notare, sul turismo è possibile anche acquistare l'immobile. Tra l'altro ci aspettiamo, visto che l'immobile si è alzato il tetto dell'importo, soprattutto per le imprese costruite da 3 a 5 anni, l'acquisto dell'immobile è un importo anche importante, perché arriviamo con importi consistenti. Ho visto una domanda. No, sì. Non è possibile. Adesso che cosa accadrà? Il decreto è stato pubblicato, il decreto interministeriale è stato pubblicato in Gazzetta. Sta per uscire, presumiamo, il mese prossimo la circolare attuativa che ricalcherà, perché il decreto è già molto puntuale, ricalcherà alcuni aspetti, andrà a specificare alcuni aspetti di attuazione della legge. E non è possibile presentare come ditta individuale, è necessario presentare sempre in forma societaria, come era già presente per la precedente normativa. E quindi è necessario avere un SNC, un SRL oppure anche un SRLS, anche uninominale per capirci. Cioè se io sono una donna posso fare una società SRL o SRLS uninominale e presentare domande. Un'altra
tra domanda acquistare turismo, acquistare e ristrutturare. Evidentemente sì, è possibile acquistare, facciamo un vecchio immobile che voglio destinare a un'attività turistica ricettiva, lo posso acquistare, dopodiché lo posso ristrutturare, e a questo punto il contributo è anche molto importante perché è fino al 70% quindi dell'importo, per capirci bene. Quindi su un investimento di 1 milione di euro io posso arrivare a coprire 700.000 euro per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile. Allora, un'altra domanda te la pongo io, Emanuele. L'iter dalla presentazione della domanda, quando sarà disponibile, mi parli di maggio, tecnicamente dal punto di vista amministrativo quali sono tecnicamente i tempi? Allora funziona così, noi il decreto è già molto preciso e molto puntuale. Dal momento della presentazione della domanda noi abbiamo tempo 45 giorni per valutare la domanda in un primo step. Abbiamo fatto un colloquio in cui per la novità che proponiamo, la normativa, ma lo potete leggere sul decreto pubblicato, non chiediamo i numeri in questa prima fase, chiediamo veramente, cerchiamo di capire se c'è l'idea. Quindi nel primo colloquio andiamo a approfondire alcuni aspetti che sono le competenze della compagine imprenditoriale, la coerenza del progetto e la coerenza del progetto soprattutto col mercato di riferimento, col mercato proposto. Entro 45 giorni, di solito siamo stati più veloci, quindi credo, immagino che saremo anche questa volta più veloci. Fatto questo primo step, se si supera questo primo step, si va a un secondo colloquio in cui chiediamo a questo punto, non neanche più i preventivi, ma le schede tecniche dell'investimento, chiediamo, diciamo, i conti, diciamo, i piani economico-finanziari in cui si capisce l'investimento come realizzato, e chiediamo anche una capacità, insomma, di fare un po' i conti, un business plan dal punto di vista economico. Una volta superato questo secondo colloquio a stretto giro, si conclude con il contratto di finanziamento. Il contratto di finanziamento e poi si procede con l'erogazione. Ok. Quindi i tempi massimi, diciamo, facendo la somma di questo, dovrebbe essere entro 90 giorni io posso firmare il contratto. Perfetto. Questo mi sembra ottimo. Mi sembra ottimo la parte del, già vista anche sul self-employment, reintrodotta, insomma, diciamo del colloquio, perché così a me molto spesso, insomma, è semplificare la procedura iniziale, non c'è necessità di preventivi, quindi, ma successivamente, ma delle schede per rilevare, diciamo così, il budget dal punto di vista. Ci sono, ormai abbiamo iniziato questo, ma ci sono, è possibile acquistare, per aprire un e-commerce? Evidentemente sì, certo, cioè l'e-commerce. Tenete presente però, noi finanziamo, ribadisco, soltanto gli investimenti. Giusto per dirlo, gli investimenti sono beni a utilità pluriennale, cioè per capirci bene, nel caso di e-commerce, quindi andremo a finanziare tutti quei beni materiali e immateriali che abbiano però una valenza pluriennale, per capirci, una campagna di marketing che non è finanziata, ma è finanziata per esempio sul capitale circolante per le nuove attività. Benissimo, qui rispondo, ma perché hai già risposto te, in realtà per il turismo è ammesso l'acquisto per quanto riguarda le imprese costituite già da più di 36 mesi fino a 60. È così. Ristrutturare una cantina. Se è destinata all'attività imprenditoriale, turistica, sì. Sì, sicuramente, o eventualmente enogastronomica, ma dal punto di vista di tipologia dovrà cambiare la destinazione d'uso, perché la cantina di per sé così non è utilizzabile, perché sarebbe una struttura a corredo di un'azienda agricola, quindi qua il codice attività agricoltura non è finanziato. Scusami, chiaramente finanziabile la trasformazione, però. Benissimo, la trasformazione, ma l'agricoltura primaria, no. Cioè il trattore, inteso dire, bravo, sì. Non è. Però quindi, l'imbottigliamento del vino, bravo, sì. Bravo. Gentilmente può ripetere da chi può essere formata la società? Deve essere composta in maggioranza da donne e uomini che non abbiano compiuto 36 anno di età, in maggioranza in quote e in teste. Cioè non solo la percentuale 50 più 1 divide le quote, ma anche nel numero delle persone. Ok. Quindi questo è come era tecnicamente già prima, presente, sì. Sarà possibile ricevere le slide le invieremo a tutti gli iscritti e quelli che hanno partecipato. Per le imprese da costituire, quali sono gli step da fare per accedere al finanziamento? Ma le imprese da costituire devono adesso, tra breve, come dicevo, penso il mese prossimo, alla fine del mese prossimo, il mese di aprile, verrà messa online la modulistica. Se l'impresa non costituisce, un gruppo di persone deve compilare il format di domanda, che in questa prima fase, dicevo, non chiediamo neanche i numeri,
un format di domanda in cui c'è un'analisi del mercato, insomma viene descritto un po' la compagine proponente, e presenta la domanda si presenta tutta online tramite il portale Invitalia, verrà poi fatta pubblicità sul portale, vabbè, anche lì si immagino che abbia capacità di poi di fare cassa di risonanza, e, verrà presentata sul, si può presentare quindi domanda sul portale, non c'è costo per, chi, per dire, perché l'unico costo che chiediamo è l'avere una firma digitale, che costa adesso, mi sembra 10-15 euro più o meno qualsiasi. Quindi non c'è un costo, uno, se ha una buona idea può presentare il progetto di finanziamento, non ha nessun costo, fa il colloquio, se ci convince va a un secondo colloquio e comincia a chiederci poi tutti gli altri aspetti. Sì, è possibile accedere a progetti interamente virtuali, insomma. Certo, certo, sì, sì, il codice attività sicuramente lo consente, quindi dal punto di vista dell'attività poi di servizi, ma insomma tecnicamente l'elemento virtuale è nient'altro che insomma un'attività portata sul web, però in realtà esiste l'attività prevalente. Allora lasciamo ancora, perché sennò rischiamo veramente insomma di confondere un pochino le cose, ma insomma Emanuele ti ringrazio per il momento, nel senso, e ci lasciamo ancora qualche altra domanda e qualche altra chicca che serve per cioè spiegare meglio e nel dettaglio il nuovo NITO, che è un elemento ulteriormente importante per quanto riguarda la creazione d'impresa, e darei la parola proprio a Mattia, al dottor Mattia Paparello dell'ente Microcredito, per illustrarci la seconda misura oggetto di questo webinar, con un target tecnicamente più piccolo, però ugualmente importante, soprattutto perché come ci evidenzierà, insomma, si parla sempre di finanziamenti con garanzie particolari. Dottore Paparello. Buonasera. Sì, grazie per la presentazione, grazie a tutti per l'opportunità di presentarvi il Microcredito. Provo a presentare un po' le piccole slide che mi aiutano. Allora, innanzitutto vorrei partire dall'articolo 3 della Costituzione per evidenziare un po' la mission dell'Ente Nazionale per il Microcredito e del Microcredito in sé. La Costituzione cosa dice? All'articolo 3 che è compito della Repubblica Italiana a rimuovere tutti quegli ostacoli che di ordine sia economico che sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini. Bene, il microcredito è uno strumento finanziario che ha proprio questa ambizione, quindi far partire, tra virgolette, tutti i cittadini da uno stesso, una stessa base di partenza, soprattutto perché il microcredito è un finanziamento a tutti gli effetti, non è una misura agevolativa a fondo perduto, ma è un finanziamento che però permette anche a chi non ha garanzie reali di poter accedere al mondo del credito tradizionale. Questo perché è assistito dalla garanzia pubblica dello Stato rilasciata dal fondo di garanzia per i PMI, gestito dal Medio Credito Centrale, a cui si abbinano dei servizi ausiliari prestati da dei tutor. Tutto questo è diciamo disciplinato dall'articolo 111 del testo unico bancario e diciamo il microcredito ha una doppia configurazione, il microcredito sociale e il microcredito imprenditoriale. Visto la natura del nostro incontro, ci soffermiamo naturalmente sul microcredito imprenditoriale, che è appunto il compito di permettere ai nuovi imprenditori o a degli imprenditori già presenti sul mercato, nel mondo dell'imprenditoria, di accedere appunto al mondo del credito tradizionale. È un finanziamento, come ripeto, a tutti gli effetti, ci sono però dei piccoli, sostanzialmente due piccoli requisiti d'accesso. Allora, innanzitutto, lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone, società tra professionisti, SRL semplificate e cooperative, possono accedere al microcredito se non superano i 5 anni di attività di partita IVA. A questo, diciamo, vincolo di forma giuridica e di attività di partita IVA, quindi non superiore ai 5 anni, si aggiungono dei altri vincoli per quelle imprese già presenti nel mondo sul mercato, insomma, perché devono avere avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo patrimoniale
inferiore ai 300.000 euro, ricavi lordi inferiore ai 200.000 euro e un indebitamento inferiore ai 100.000 euro. Ovviamente sono escluse dal mio credito le persone fisiche, in quanto il fondo per le PMI e successivamente poi SMEA, come vedremo, per il microcredito rurale, non garantisce le persone fisiche. Per quello ci saranno misure di microcredito sociale. Allora, le finalità del microcredito imprenditoriale quali sono? Essenzialmente l'acquisto di beni, che possono essere sia di beni di come la prima fornitura necessaria appunto per la produzione, ma anche proprio l'acquisto di immobilizzazioni, terreni, fabbricati, ristrutturazioni. È possibile anche il pagamento di retribuzioni per nuovi dipendenti e il sostenimento di nuovi costi per la formazione, nonché tutte quei costi specifici di ogni attività, quali canoni di locazione, utenze, assicurazioni, anche carburanti, anche l'IVA. Quindi diciamo è uno strumento molto versatile. L'unica cosa che con i miei crediti non si può finanziare è un debito, insomma. Quali sono le caratteristiche? È un mutuo chirografario a tasso fisso, il tasso è orientativamente fissato con le banche che hanno una convenzione con noi, ente nazionale per il microcredito, al 6%. Ogni banca ovviamente può oscillare di qualche decimale, però in media è un tasso TAEG finito del 6%. Ha un importo della durata massima di 84 mesi, cioè 7 anni, inclusi di un periodo di preammortamento. Cosa significa? Che per un massimo di 12 mesi è possibile pagare una rata più piccola, in quanto consiste solo nella quota interessi. Una rata di un finanziamento di solito è composta da una quota capitale e una quota interessi. Con il mio credito per i primi 12 mesi è possibile pagare solo la quota interessi, quindi una rata molto più piccola all'inizio. L'importo è stato finalmente innalzato da 25.000 euro a 40.000 euro grazie alla conversione del decreto ristori avvenuto appunto intorno al 18 dicembre del 2020, che permette quindi di concedere dei finanziamenti più grandi, insomma, per venire anche incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese dopo un periodo di difficoltà come quello che abbiamo e che stiamo vivendo. A cui questi 40.000 euro si aggiunge un ulteriore tranche di 10.000 euro che verrà erogata dopo 6 mesi, dopo il controllo da parte dei tutor che appunto svolgeranno un'attività di monitoraggio, che se riterranno opportuno e se essenzialmente si raggiungono dei requisiti, verrà erogato appunto questo ulteriore tranche di massimo 10.000 euro. Quindi in media il microcredito può arrivare fino a 50.000 euro. Ovviamente la garanzia è pubblica, non si richiedono mai garanzie reali come pegno o ipoteca, al massimo potrà essere richiesta un 20% in più di garanzia personale, quindi parliamo di una fiduzione o di un avallo, perché il fondo per le PMI garantisce il microcredito all'80%. Sarà l'istituto bancario che, una volta analizzato l'investimento dell'imprenditore, a richiedere o no l'ulteriore 20%, però non è obbligatorio. Allora, abbiamo parlato di questi servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, è una caratteristica fondamentale del microcredito, disciplinata anch'esso dal TUB e anche dal decreto attuativo del microcredito, che è il decreto ministeriale 176 del 2014. L'ente nazionale per il microcredito ha una grande missione, quella ha avuto e sta avendo una grande missione, cioè quella di focalizzarsi molto su questi servizi ausiliari, perché è un po' il cuore del microcredito. Cioè il tutor, grazie ai suoi servizi di assistenza e di monitoraggio, questi servizi ausiliari riescono a far a creare una sorta di garanzia di una fiducia che tecnicamente va a sostituire un po' la garanzia reale che verrà prestata poi da un altro ente pubblico, che è il Mediocredito Centrale. L'ente nazionale per il Mediocredito ha aderito a un
convenzionamento con Banca d'Italia e con il quale è stato istituito l'elenco nazionale degli operatori di microcredito. Quindi il tutor è una professione riconosciuta a tutti gli effetti, sono iscritti in un elenco vigilato anche da Banca d'Italia, e l'ente nazionale per il microcredito, per dare un'enfasi in più all'operato del tutor, ha pubblicato anche delle linee di indirizzo, quindi i tutor dovranno rispettare anche un codice deontologico nell'assistere questi imprenditori o queste piccole nuove start-up. I servizi di assistenza e monitoraggio si hanno sia nella fase antecedente all'erogazione, sia nella fase successiva dell'erogazione. Degli esempi sono il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e l'analisi di eventuali miglioramenti, oppure il supporto all'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato. Nella fase successiva all'erogazione, invece, il tutor dovrà capire quali sono le possibili soluzioni per prevenire delle criticità, qualora ce ne fossero, oppure definire bene l'idea d'impresa. Oltre a questi servizi che sono obbligatori, il tutor potrà anche prestare degli altri servizi complementari, così li chiamiamo, che sono complementari perché in base alla professionalità del tutor possono dare un qualcosa in più all'idea imprenditoriale. Ad esempio, se un tutor è in grado di dare un'analisi più approfondita sul pricing dei prodotti e dei servizi offerti, oppure dare uno slancio in più dal punto di vista tecnologico, questi sono servizi che il tutor è tenuto a prestare. E ovviamente l'ente nazionale per il microcredito supervisiona questi servizi di tutoraggio attraverso dei report, e qualora ci sia magari qualche tutor che non svolge la sua professione in modo etico e secondo il codice deontologico, ovviamente c'è un consiglio apposito che ne giudica il suo operato. Allora, infatti, vedete, ai sensi dell'articolo 13 del comma 1 bis del decreto legislativo del 22 ottobre 2016, appunto è stato istituito questo elenco nazionale obbligatorio dei servizi in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Un nome un po' lungo, che però appunto il cui compito è quello di appunto garantire un'adeguata qualità di questi servizi ausiliari che i tutor svolgono nell'approccio, nell'aiuto di questi imprenditori per realizzare il proprio progetto di investimento. Come appunto dicevo, il compito del tutor è creare una garanzia affidabile, quindi creare una fiducia per le banche che dovranno analizzare questi progetti di investimento di questi imprenditori. Diciamo, una parte fondamentale del microcredito è il fondo di garanzia. Il fondo di garanzia può essere utilizzato per finanziare innanzitutto operazioni di liquidità e anche il pagamento di fatture pregresse. Nello specifico, fatture pregresse di almeno di non più di 6 mesi di anzianità, insomma. Fatture quadanzate non superiori ai 6 mesi rispetto alla richiesta di garanzia. Vedremo poi nello specifico come funziona un po' tutto il processo. Possono accedere al mio credito anche le società costituite ma non attive, purché l'attivazione della partita IVA sia richiesta al momento di erogazione del microcredito. Anche le associazioni possono ovviamente beneficiare del microcredito, purché siano iscritte nel registro delle imprese tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per le società agricole bisogna soffermarci un attimo, perché il microcredito finanzia la maggior parte dei codici Ateco, quindi delle attività economiche. Diciamo che sono escluse solo alcuni settori, perché è il fondo che non garantisce queste attività e quindi i finanziamenti relativi a queste attività, tra cui il codice Ateco a cui appartengono tutte le aziende agricole oppure le aziende di allevamento.
quindi tutto il mondo rurale. Per questo è stato il mio credito imprenditoriale, diciamo, ha una duplice versione, cioè il mio credito rurale, l'ente nazionale primo credito, infatti ha concluso un convenzionamento, diciamo, sì, con Ismea, che garantirà i prestiti per le società agricole, sempre con gli stessi requisiti d'accesso, quindi quelle forme giuridiche, quindi società di persone o società di capitali soltanto però l'SRLS, con un massimo di 5 anni di attività di partita IVA, verranno garantiti da Ismea. Ci sono delle differenze ovviamente tra da MCC, quindi il fondo delle PMI, e Ismea, che vedremo successivamente, però diciamo, se da una parte il fondo per le PMI non garantisce le aziende agricole, l'ente nazionale premio credito è riuscito a creare un mio credito anche per questi imprenditori che prima erano esclusi. Andando avanti, ovviamente anche gli immigrati possono beneficiare del microcredito, e all'inizio della richiesta del microcredito non è necessario indicare l'ammontare di finanziamento che si intende richiedere, perché l'importo sarà definito ovviamente dal tutor, che incontrerà poi il cliente e insieme decideranno qual è l'importo giusto per l'impresa che si vuole formare o per l'attività che già è in essere. Il mio credito può essere utilizzato ovviamente per il pagamento dell'IVA. Ci sono delle scadenze per la garanzia del fondo, infatti la garanzia per il prestito, per il finanziamento del mio credito deve essere usata entro 6 mesi da quando viene deliberata dal fondo. E infine il mio credito è un finanziamento che può essere richiesto nella filiale della banca più vicina alla sede in cui si intende utilizzare il mio credito. Quindi se si ha una distinzione tra sede operativa e sede legale, si potrà richiedere il finanziamento presso la filiale più vicina a una o l'altra, in base a dove è essenziale l'investimento. Passiamo alle caratteristiche di Ismea. Appunto, Ismea garantisce il microcredito rurale per gli under 40 all'80%, mentre per gli over 40 al 70%. Pressoché i vincoli sono gli stessi. Le uniche differenze è che Ismea non garantisce l'IVA e c'è un costo un po' più alto di garanzia, cioè c'è un costo della garanzia per il microcredito rurale dovuto alla garanzia di Ismea più alto, che però verrà assorbito dal regime dei minimis di ogni impresa. Quindi quell'aiuto di Stato che viene dato a ogni impresa, il costo della garanzia di Ismea viene assorbito proprio da quell'aiuto di Stato. Ovviamente anche per Ismea è possibile richiedere il credito frazionato, quindi 40.000 più 10 per un massimo di 50.000 euro. E qualora ci fossero delle variazioni in corso d'opera, come esempio può variare la forma giuridica oppure il finanziamento, se prima veniva richiesto per l'acquisto di un immobile, ci può essere una variazione che deve essere comunicata alla banca e poi di Ismea. Veniamo però ora proprio il processo di microcredito. Allora, il microcredito inizia con una richiesta in banca del cliente. Questo cliente si reca in banca e richiede quello che è il modulo 1, cioè una scheda anagrafica dove inserire i propri dati, qualora abbia anche la partita IVA, e firmare i dati, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Questo modulo viene trasmesso dalla banca a noi solo dopo aver fatto dei piccoli controlli in centrale rischi e in CRIF. Questo perché non bisogna confondere il fatto che il mio credito è una misura per chi non ha garanzie con il fatto che il mio credito possa garantire anche chi non ha segnalazioni. Ok. Una volta che la banca appunto si assicura che ci sono segnalazioni, che quindi il cliente è eleggibile al mio credito, l'assenza di queste segnalazioni richiede
l'assistenza di un tutor tramite noi. Quindi ci invia un'email, noi censiamo questi dati del richiedente nella nostra piattaforma e affidiamo un tutor, quindi questo consulente aziendale che contatterà il cliente dopo 5 giorni. Insieme, cliente e tutor dovranno sviluppare 2 semplici documenti, un business plan molto semplificato e prospettico, nel quale si indica come utilizzare il finanziamento, che quindi potrà essere distinto in immobilizzazioni o in spese di gestione corrente, quindi quello che abbiamo detto, fornitura dei primi beni, oppure canoni di leasing, capare su affitti, il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. E assieme a questo business plan si accompagna quello che è un documento chiamato modulo 2, che è una sorta di relazione dove il tutor cerca di descrivere al meglio l'attività e come l'imprenditore vuole utilizzare il mio credito. Questi due moduli sono essenziali per la banca perché con il business plan il tutor, la banca, valuta la finanziabilità dell'impresa e quindi decide di erogare o no il finanziamento, e tramite questo modulo 2, questa relazione sull'utilizzo delle somme richieste, richiede la garanzia al fondo. Quindi la richiesta di garanzia al fondo avviene direttamente dalla banca, non è più come una volta che era il cliente che prenotava la sua garanzia al fondo, quindi tutto più automatico. E alla fine di questo processo di richiesta della garanzia si avrà un'erogazione o un diniego. Il diniego ovviamente dovrà essere motivato ed è il cliente libero di ripresentare la sua richiesta di finanziamento magari presso un'altra filiale delle banche convenzionali con noi, o in caso più fortunato di erogazione questo prestito verrà accompagnato per tutto il periodo di ammortamento dai servizi di assistenza e monitoraggio, appunto dei tutor, che sono essenziali anche per la banca perché invieranno dei report annuali alla banca sull'andamento dell'impresa. Quindi il tutor, insomma, accompagnerà un po' sempre il cliente durante questa fase di finanziamento, di rimborso del mio credito. Mattia, appunto, diciamo... Mattia, se sì. Posso intervenire perché c'è una domanda, così almeno gli diamo presentazione, sì. Ma evitiamo. Non le vedo. L'attivazione della banca dell'ente per il microcredito agricolo, quindi SMEA, che ecco, tra le caratteristiche, oltre all'ampliamento del budget da 25 a 40, è sicuramente quindi l'utilizzo del microcredito agricolo, quindi l'utilizzo e il coinvolgimento di SMEA. Per il microcredito è in capo al richiedente oppure la banca che richiede l'intervento del microcredito? No, è l'imprenditore, ok, che vuole intraprendere un investimento oppure che vuole proprio far nascere un'impresa e si rende conto che magari non ha a disposizione delle garanzie reali per un prestito tradizionale, sceglie di indirizzarsi verso il microcredito perché è garantito all'80% dallo Stato, certo. Si reca in banca, dichiara che vuole comunque un finanziamento di microcredito per chi ha queste caratteristiche e si inizia tutto l'iter. La filiale della banca, che comunque queste banche sono tutte quante sul nostro sito per trasparenza, farà firmare questo modulo di richiesta, parliamo sempre di richiesta finché non c'è l'erogazione, che verrà inviata a noi con tutti i dati. Si affiancherà un tutor della stessa zona territoriale, si augura, o comunque della provincia, con il quale ci si potrà incontrare e iniziare questo percorso. Se ci puoi far vedere, Mattia, eventualmente le banche convenzionate che chiedono, infatti l'altra domanda, sì, dei dati. Questo è un po' il riassunto. Toscana, sì, questo è un po' il riassunto. Bravo. Sì. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere un po' i dati del fondo per le PMI, giusto per renderci conto di come va un po' il mercato del microcredito. Il fondo ha ricevuto 15.560 richieste di garanzia, dalla Toscana in particolare un po' poche, questo perché la Toscana, essendo una regione a lettera R, quindi che beneficiava della conto garanzia del Confide, è sempre stata un po' più... una regione un po' più particolare, infatti solo 29 operazioni. Ok. Questa è un po' la nostra operatività
a livello generale fino all'anno scorso, abbiamo erogato 99 circa milioni di euro per un circa 8.000, facciamo 9.000 pratiche in gestione. La nostra rete di tutor è all'incirca di 500 e abbiamo convenzionato 39 istituti bancari, tra cui 3 solo nel territorio della Toscana, il Banco di Sardegna Biper e BCC Banca Centro. 15 sono i tutor attivi sulla regione, però ci sono sempre ogni anno almeno 2 corsi di formazione per l'iscrizione di nuovi tutor, quindi il numero è destinato a crescere, come anche mi auguro l'importo delle pratiche di mio credito in Toscana, che è solo 25, ma con l'innalzamento a 40.000 euro crediamo fortemente che la Toscana possa beneficiare ancora sempre di più di Micoredito. E è evidente, diciamo, sottolineata la Banca Centro, perché tra le 3 è l'unica che diciamo, eroga anche il microcredito rurale con la garanzia di Smea. Ok, Mattia, nel senso mi sembra molto interessante soprattutto il fatto che queste sono le aziende in banca poche, banche poche convenzionate, perché ribadisco, nel senso, la lettera R è stata eliminata dalla Regione Toscana a inizio pandemia, quindi fondamentalmente l'operatività della Toscana con la controgaranzia, con il passaggio tramite confidi, in questo caso aveva un pochino limitato. Io penso che l'allargamento dell'importo e sicuramente l'operatività dal punto di vista più presente, insomma, dell'ente microcredito permetterà di raggiungere almeno i livelli degli altre regioni, perché tecnicamente, anzi, dal punto di vista di liquidità, come si può definire tecnicamente questo prestito, sicuramente le aziende ne hanno ben bisogno. La domanda è: sono stato nel BIPER per la richiesta e non mi hanno voluto fare la richiesta perché volevano garanzie personali. Cioè sta riferendosi al gap 80 medio credito centrali e 20% garanzie personali, che però, torno a ribadire, non sono garanzie reali, ma sono tecnicamente garanzie personali, quindi una firma di fideiussione, un avallo da parte di un terzo, qualcosa del genere. Tecnicamente l'80%, vabbè, insomma, l'80% è già a copertura, altrimenti il 20% significherebbe non avere nessuna, per l'ente erogante, nessun tipo di strumento. Esatto. Diciamo che in questo periodo abbiamo ricevuto molte testimonianze che le banche stanno, soprattutto la Biber, sta chiedendo sempre di più questo 20%. Purtroppo anche il periodo, cioè all'inizio questo 20% non veniva mai chiesto. È pur vero che il microcredito ha un tasso di default comparato a quello generale del fondo di garanzia bassissimo al 2020, a settembre del 2020. Dobbiamo analizzare tutto ciò che è venuto dopo, quindi questa richiesta del 20% in più potrebbe essere giustificata da un innalzamento del tasso di default, che purtroppo è anche fisiologico, dovuto al periodo di pandemia. Certo. Quindi, Certo. La cosa che mi preme sostanzialmente anche ribadire, cui hai fatto riferimento sia Emanuele, ma in questo caso, insomma, nel senso anche Mattia, in realtà il controllo in centrale rischi e CRIF è ugualmente, insomma, elemento fondamentale per la valutazione. Comunque, una domanda, ora invece cambio, ritorno a Emanuele, perché mi definiscono sostanzialmente in termini, scusa Mattia se ti così faccio per animare un momento, ma tecnicamente, per trovare il termine, inteso dire, quando si parla di 36 mesi o si parla di 60 mesi, si parla di costituzione o si parla di avvio d'impresa? Di costituzione, cioè in particolare per quanto riguarda l'SRL, di costituzione vuol dire dal momento in cui viene costituito dal notaio, per quanto riguarda l'SNC, l'iscrizione al registro per le imprese. Ho visto la domanda, non è da considerarsi l'inizio attività, cioè quindi noi contiamo dal momento della costituzione. Bene, una domanda eventualmente, Emanuele, te la pongo in realtà. Se l'azienda si costituisse, diciamo così, con una compagine sociale
due uomini over 40. E poi, prima di fare la domanda, modifica la compagine, presenta la domanda, è possibile? Sì. Ok. Quindi per eventualmente, non è per rincorrere l'agevolazione, ma eventualmente anche se ci fosse. Però è chiaro che quella con nuova compagine deve essere mantenuta. Certo, certo. Dopo una volta ottenuta l'agevolazione, come presumo dal punto di vista anche del microcredito, insomma, ci sia il mantenimento delle condizioni dal punto di vista. Una domanda invece a Mattia: Banca Etica è fra le vostre convenzionate? No. Purtroppo no. Comunque in realtà molto probabilmente saremo anche noi o altri a sollecitare, se c'è lo strumento, e lo strumento a far sì che le banche eventualmente si convenzionino con l'ente con microcredito. E nella zona è possibile che si acceda a un microcredito con la banca attuale? E nel caso non ci fosse una banca convenzionata nella zona di attività, è possibile che si acceda al microcredito con la banca attuale? Si deve convenzionare, presumibilmente, quindi è quello di cui anticipavo, si deve convenzionare, e quello tecnicamente è l'unico strumento per cui possa essere applicato il microcredito. Ritornando invece, ora aspetto eventualmente se ci sono domande, anche se siamo arrivati giustamente al termine che ci eravamo dati, anzi abbiamo già incominciato a sconfinare. Vabbè, allora, la cosa che tecnicamente mi interessa, perché l'ha fatto riferimento Mattia, era l'IVA. Nel caso di Invitalia l'IVA non viene considerata una spesa ammessa, e nel caso eventualmente, non, in tutti i casi, nel senso nei regimi speciali, però è per le ditte individuali, quindi nelle società tecnicamente. No, c'è un caso in cui ammettiamo l'IVA soltanto nel momento in cui l'IVA è un costo. Per la società. Costo, quello che stavo dicendo. Sono ipotesi residuali, ma esistono. Ok. L'altro... È un costo, per capirci bene, un costo vuol dire che non è possibile compensarla. Perfetto, no, è irraibile, quindi rimane sostanzialmente ad aggiungersi al valore del bene. Esatto. L'altra cosa, l'ultima, perché poi in realtà tutti quelli che giustamente, insomma, l'utilità di questi piccoli webinar, di piccole pillole, è per creare interesse, poi siamo noi e voi presumibilmente a disposizione anche per darvi informazione. L'altra cosa è i parametri, lo dico a Emanuele, i parametri tecnicamente dei 35 anni, quindi non aver compiuto 36 anni, è al momento della presentazione della domanda. Sì. Cioè, ok. Al momento della presentazione della domanda. E una domanda è, si può, quindi presumibilmente per entrambi, usufruire del contributo per rilevare un'attività già esistente? Sì, nel nostro caso sì, l'importante è che il nuovo investimento vada a configurarsi come una nuova, una trasformazione di un investimento già esistente. Non finanziamo però l'acquisto di beni usati, noi finanziamo soltanto l'acquisto di beni nuovi, non finanziamo l'avviamento, quindi, ma soltanto il nuovo investimento. Cioè, per capirci, io devo acquistare un ristorante già esistente, siccome la misura si chiama nuove imprese, devo trasformare quell'attività in un'attività che era diversa rispetto alla precedentemente, a quello che è l'attività che svolgevo precedentemente. Si va a caratterizzare in maniera diversa, per capirci. Il mio credito invece, diciamo, in questo è differente, perché è possibile ovviamente finanziare l'avvio l'acquisto d'azienda, e quindi siamo un po' gli opposti in questo. Certo, certo. Ma è la finalità diversa dal punto di vista proprio dello strumento. Sì, quindi, diciamo, il mio credito è uno strumento proprio un po' più versatile, perché diciamo si abbina a tutte le altre misure agevolative, fermo restando che non è possibile ovviamente beneficiare per lo stesso investimento, per lo stesso bene finanziato, della garanzia di mio credito più volte. La domanda che ci pone è se... si può allora diversa intesa come codice Ateco? No. Facciamo un esempio. Mettiamo che sia un'attività, un ristorante storico che nel centro di Volterra, già che siamo visti l'altra volta a Volterra. Io vado a fare una chiedo il finanziamento per trasformare quel ristorante storico, che faceva trattoria storica, la voglio trasformare in un bistro che fa prodotti e degustazioni con musica dal vivo, piuttosto, cioè che
il servizio che offro è diverso, ma il codice Ateco chiaramente rimane lo stesso, ma il servizio che offro rispetto alla precedente attività è totalmente diverso, cioè cambia nella fruibilità dell'offerta. Anche perché nella finanziaria ribadisco soltanto beni nuovi, quindi devo giustificare il fatto che non è che prendo attività così com'è già. Ok, mi sembra esauriente la risposta. L'altra cosa è il franchising, un'attività in franchising. Sì, sì, è possibile. Presumibilmente, insomma, si sta parlando sia di un'attività di un investimento, sia una fee d'ingresso e eventualmente sì, sia l'acquisto di beni strumentali, quindi rientra in qualche tipo di... Sì, soltanto non è finanziabile con la forma del contratto chiave in mano, cioè nel senso che poi i beni devono essere acquistati direttamente dall'azienda richiedente, perché sì, altrimenti in questo senso, insomma, i beni rimangono di proprietà da parte del franchise. Una specifica, ci chiedono specifiche relativamente al microcredito sociale. Chiedo in questa mail, se mi girate la mail, me la fa per mail, le faccio parlare, faccio girare qualcosa direttamente su Mattia Paparello, direttamente al dottore, così almeno è circoscritta e rischiamo di annoiare gli altri. Se ci fossero altre domande, siccome abbiamo anche già sconfinato, se c'è un'altra domanda o altre domande, queste tecnicamente ve le porrò. Perfetto, la Mirandolina. Ok, allora, innanzitutto ribadisco, la fondazione, così come sta attivando questo format, quindi è disponibile e continuerà ad essere presente sul web per illustrare gli strumenti e gli aggiornamenti relativamente agli strumenti, quindi la fondazione è disponibile anche per offrire, darvi le informazioni e eventualmente quindi anche con piccole consulenze che servono sostanzialmente per redigere schede o eventualmente domande di agevolazione. Dal punto di vista dell'evento di oggi, io ringrazio veramente per la disponibilità, la chiarezza e sicuramente il dottor Incani per Invitalia. Grazie a lei. E il dottor Mattia Paparello per quanto riguarda il microcredito, quindi per le anticipazioni che ci hanno sicuramente. Vi chiedo solamente di evidenziare e rispondere al questionario che tecnicamente è stato lanciato dalla regia, perché questo ci serve anche per trovare eventualmente spunti, ma perché da tutte queste operazioni riusciamo sicuramente a targettizzare meglio i nostri eventi. E sicuramente vi rimando al prossimo incontro per quanto riguarda aprile, quindi in questo caso per quanto riguarda lo startup, mentre a breve invece faremo l'evento relativamente alle imprese mature o eventi relativamente all'innovazione, quindi il secondo step mensile che a noi che è ugualmente interessante ai fini sostanzialmente della diffusione sul territorio. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i relatori che sono stati con me a disposizione per questo tempo per illustrare lo strumento, le novità, e con grande piacere invito, insomma, tutti i partecipanti a seguirci, ma soprattutto, insomma, a seguire questi webinar che servono soprattutto a evidenziare le anticipazioni che i nostri relatori ci hanno saputo dare, e ringrazio nuovamente. Vi ringrazio ancora, saluti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie a tutti.